Ti vuole mandare un messaggio a Crozza. Spero che Maurizio sia all'ascolto. No, volevo informarlo che la fattoria degli animali di Poletti va benissimo, il maiale sta bene, la mucca anche, tutti quanti preparatissimi, quindi siamo a posto, possiamo andare avanti. È vero che la vacca è partita? La vacca è andata a fare uno stage all'estero perché, essendosi laureata al posto del ministro, adesso è andata all'estero a fare uno stage. Cioè, la vacca è laureata e Poletti no? No, siamo andati a scuola insieme, la vacca si è laureata, Poletti no, e quindi la vacca adesso è a fare uno stage all'estero, ma torna. Senta, Poletti, Renzi ha detto che tutti i ministri devono scendere in campo per il referendum a favore del sì. Lei cosa farà? Ma io credo di fare bene il mio lavoro da ministro, e questo credo sia una prima parte. Una seconda parte è magari provare a raccontare davvero quello che succede. Da ministro del lavoro posso fare un esempio. Se un lavoratore disoccupato vuole registrarsi un centro per l'impiego per cercare lavoro, se lo vuol fare in una regione che non è la sua di residenza, deve andare a fare un colloquio in quell'altro centro per l'impiego. Se vuole andare in due regioni, deve andare in due regioni. Se vuole andare in tre, deve andare in tre. Secondo voi è sensata una cosa come questa? E però oggi la competenza è delle regioni, quindi ogni regione ha la sua regolazione. Quindi il superamento del famoso titolo quinto farà sì che e allora invece bisogna votare sì al referendum, perché bisogna cambiare la regolazione che decide cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni, e che ci porterà ad avere una capacità di legiferare molto più veloce. Io faccio sempre un esempio: apro l'iPad, mi ci trovo sopra un'app che dice, caro cittadino, se tu vuoi portare un pacco da qui a lì, registrati e via andare. Beh, che contratto si applica a quel lavoratore lì? E se io per fare una legge ci metto 4 anni con il Senato che va alla Camera, e la Camera che va al Senato e poi torno alla Camera? Come faccio? Perché ho molto apprezzato che non mi ha detto che col sì aumentano i posti di lavoro, no. È stato su delle come cose faccio? Di gran buonsenso. La mia domanda è, bravo, come faccio? Quando arrivo io fra 4 anni con la legge, non solo non c'è più l'app, non c'è più l'iPad, perché avranno inventato un altro baracchino che quelle cose lì le fa con l'orologio e l'auricolare. Hai voglia te? Questa Crozza la riprende, il baracchino al posto dell'iPad. Grazie Ministro Poletti per essere stato